Signor Sindaco, non per fare allarmismo, però il focolaio dell'Andrea di Isernia sembra davvero rilevante in questo momento. Come intende comportarsi? Bah, insomma, è quello che temevamo, che la riapertura delle scuole potesse generare una serie di contagi, perché purtroppo i contatti ravvicinati, gli spostamenti, la famiglia, il pulmino, insomma, ci sono tutte criticità molto, molto forti che portano a un contagio diffuso. Il virus purtroppo è dimostrato da tempo che cammina, tutte le raccomandazioni che abbiamo sempre fatto stanno purtroppo realizzandosi in maniera molto cruda e crudele. In particolare, ne sta facendo spesso in particolare una classe dell'Andrea di Isernia che da un primo caso adesso si è moltiplicato e ne sono diversi i casi. Per fortuna sembrano tutti asintomatici, insomma, credo che ci può essere un decorso diciamo benevolo di questo contagio, però certo l'allarme rimane. Purtroppo ci sono stati anche dei contagi tra alcuni docenti, per questo motivo ho ritenuto già qualche giorno fa, domenica, di fare un'ordinanza di chiusura di tutto il plesso del nuovo polo proprio per una maggiore tutela. Nel frattempo però stanno arrivando le risposte dei tamponi che ci confermano la positività di altri casi, quindi diciamo l'ordinanza è stata propizia e abbiamo la chiusura fino a domani. Non ho difficoltà, ecco, a doverla reiterare se la cosa rimane su questi livelli, per cui siamo in contatto, però diciamo che qua la situazione di evoluzione è ora per ora, per cui faremo il punto con il dirigente scolastico e con l'autorità sanitaria per poter prendere decisioni finali. Colgo l'occasione di questo intervento per ancora una volta e più di prima, ecco, raccomandarmi alle famiglie soprattutto un grandissimo senso di responsabilità, ai ragazzi di molta attenzione, usate sempre i dispositivi di protezione, quindi le mascherine sempre, siamo attenti a chi frequentiamo e dove ci portiamo se sono fuori dalla cerchia della famiglia, quindi molta attenzione.